Ciao a tutti, è tempo di una nuova partita. Anno nuovo, nuova partita Realpolitik, una partita per cui credo vi odierò a morte, perché questa volta mi avete lanciato un guanto di sfida veramente, veramente, veramente tosto. Oh mio Dio, ma veramente dobbiamo giocare con la Mongolia? Cioè, voi non so se vi rendete conto di cosa è la Mongolia in questo gioco. In questo gioco la Mongolia è uno stato con uno di economia, uno di forze armate. Eppure arretrato. Eppure circondato da stati più grossi, cioè la Russia e la Cina. Cioè, non vorrei dire, ma quando abbiamo fatto la partita con il Lussemburgo, l'economia almeno era di livello 2. Mi volete veramente... Cioè, meglio uno staterello africano a questo punto. Preparatevi, perché in questa volta ci saranno probabilmente molti inizi diversi. La vedo veramente grigia. Io non so neanche bene come stiamo partendo in questo momento. Allora, pausa un attimo, fermi tutti. Allora, perfetto. Già i fondi sono meno 4. Bene. Non abbiamo fondi per pagare nulla. Abbiamo già un debito e aumenterà. 27 punti azione, almeno il PIL cresce, che mi sembra ottimo. Abbiamo ben 15 di sviluppo umano, però... Che gioia. Oh, prossime elezioni, almeno sale tutto. Come siamo messi? Siamo una democrazia ben lontana dall'autoritarismo, Dio mio. Ma perché? Che disastro. Che disastro. Non possiamo rivendicare nulla, tra l'altro. Quindi almeno inizialmente non possiamo scendere in guerra con nessuno. Vabbè. Sprecheremo l'inizio per rivendicare territori vicini e lontani. Cari amici vicini e lontani, come si dice. Allora, slot programmi. Vediamo un po'. Abbiamo bisogno di qualcosa che ci faccia salire. Vediamo un attimino. Iniziamo a fare... Perdere tanti punti azione li perderemo... Perché sicuramente saremo obbligati ad avere delle bancarotte per questo gioco. Perché non c'è modo di far diversamente. Come siamo messi a forze armate? Siamo a zero. Cioè, sul serio, non produciamo armi? Cioè, da un lato... Non abbiamo una ricerca. Zero. Tutto a zero. Non abbiamo nessuna ricerca di capo militare. Una ricerca in campo pubblico. Cioè, abbiamo le infrastrutture di base. Abbiamo delle... penso delle strade. Abbiamo burocrazia. Bene. Bene. Politica interna. Abbiamo l'istruzione semplice. Cioè, abbiamo delle scuole elementari, credo. Ma voi state scherzando? Realmente dobbiamo giocare questa roba? Vabbè. Forze armate. Industria bellica ci viene a costare 3000 punti azione. Chi ce li ha 3000 punti azione? Cioè, prendiamo anche tutte. E ci costa 15 di... Mio Dio, bene. Ci costa 15 di indice di sviluppo umano. Cioè 45, noi abbiamo 15. Mentre importazione di armi efficienti costa 300 e non ha indice di sviluppo umano. Oh mio Dio. Cioè, per carità, noi possiamo anche far fallire. Però il problema sono i punti azione. Questo quanto ce ne dà? 15. Molto bene. Allora, direi che come prima cosa ci sputtaniamo l'economia. Non me ne frega assolutamente nulla. Ma la prima cosa da fare è aumentare il nostro indice di sviluppo umano. Costerà di mantenimento, anche punti azione, questo è un grosso problema, ma pazienza. Questo assolutamente no, niente crescita della popolazione. E agevolazioni fiscali per artisti. Boh, tutto quello che costa di mantenimento, solo soldi, a noi va benissimo. Boh, si parte. Sapete che non faremo nulla per questi primi episodi? Ah, centro di ricerca. Crea un blocco. Ma come lo crea un blocco? Non ho truppe. Ok, questo ce lo teniamo. Facciamo 128esimi a 0 punti. Vabbè. Abbiamo possibilità di creare un blocco. Che ne so, con uno stato del cazzo tipo il Kirghizistan. No, non voglio operazioni di spionaggio. Non abbiamo punti azione, non abbiamo unità necessarie. Ma invece tipo il Bhutan, che è, cioè, lo paese più piccolo che c'è qui intorno. 22 unità necessarie. E quante ne possiamo avere? 18. Vabbè, pensavo peggio, francamente. Ma si potrebbe quasi giocare. Il problema è che non possiamo dichiarare guerra finché siamo una democrazia.
Quindi allora, togliamo questa. Centro di ricerca per ora. Cos'è il centro di ricerca, tra l'altro? Probabilmente è qualcosa che abbiamo talmente sempre avuto di base che non l'ho mai sviluppato. Perché non è il centro di combattimento tattico, è questo. Cioè il livello base, 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 che però tanto non abbiamo punti azione. Vabbè, noi la chiudiamo anche questa. Anche centro di ricerca. Infrastrutture 2. Sì, si può fare. Centro di combattimento tattico. No, non lo facciamo adesso. Te lo togli dalla testa. Ma che partita è questa? Carenza di fondi, lo so. Continuiamo a chiedere. Libero mercato. Mantieni un livello di interventismo inferiore a 3. E noi adesso quanto ce l'abbiamo? 5. Allora rinunciamo. Tanto tenderà ad aumentare, fortunatamente. Guadagni almeno 50 punti classifica. Va bene. Più 1 militarismo, più 2. Perfetto. Una fazione militarista sta guadagnando molti punti. Benissimo. Dobbiamo accelerare nella strada verso diventare una dittatura. Obiettivo interventismo più 2. Schieriamoci con il settore militare. No, sempre militare. 50 punti classifiche quando faremo queste due, volendo. Quindi per ora ce le potremmo anche tenere. Però ci dà solo 300 punti azione. Insomma, non sono molto convinto. Bene, bene, bene. Si viaggia verso diventare una dittatura. Più in fretta possibile, magari. Noi ovviamente non votiamo. Oh, che disastro. Però i fondi scendono un po' meno malamente. Facciamo una cosa, va? Vabbè, tanto dovremmo chiedere prestiti a non finire. Quindi chi se ne sbatte dei fondi? Come possiamo fare per ottenere... Proporre un accordo commerciale. Non siamo interessati perché perdiamo punti azione. Chiamo accordi sulla mappa. Qualcosa per fare qualcosa. Oh, tu cosa sei? No, tu sei il canale di Suez. Tutta roba di cui non ci frega niente. Continuiamo a chiedere prestiti, ma chi se ne frega. Russia ed Estonia sono stranamente in guerra. Non capita mai che la Russia come prima cosa attacchi l'Estonia. Ma proprio mai. Bisognerebbe fare una partita con l'Estonia e no, 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 no. Non ho proposto una partita con l'Estonia, Vi avverto che non ho proposto una partita con l'Estonia, anche perché durerebbe un minuto la partita con l'Estonia. E quindi? Potremmo arruolare l'esercito, adesso che abbiamo 19 unità possibili. Che cazzo ce ne facciamo? Niente. Più che altro se non ci arriva l'evento che ci vendono delle cose. Oh, agevolazioni fiscali per artisti, più 200 punti azione, molto bene. Anche un po' di soldi che non servono a un cazzo. Industria bellica costa 3.000. Non possiamo farlo 3.000. Poi trasporto unità viene altri 1.500 e 2.000. Questo ce lo potremmo fare. Più 200 di punteggio ci dà altri punti azione. Il problema rimangono i trasporti però. Il problema rimangono i trasporti. Vediamo che tech c'ha, cosa ci ha chiesto. Un livello di militarismo inferiore a 3, ci rinunciamo, ovviamente. Facciamo una cosa, continuiamo in politica interna a spingere sulle scuole. Per far salire ancora... Questo costa, ma non costa di mantenimento. Questo costa 2 punti azione di mantenimento. Che palle. Però sono più 5, più 10. Altrimenti, se noi andiamo sempre sullo sviluppo, cioè quello che costa... Inizio durando più 5, più 15 punti azione... Più 25 di punteggio. Potremmo anche fare quello. Invece in economia, ma sì, l'economia in questo momento non ce ne frega nulla. Possiamo anche fallire. Infrastrutture 2. Via. Va bene. Ci guadagniamo un botto di punti azione. Raggiungi almeno 75% del tuo limite. Così avremo 2700 punti azione più qualcosa che guadagniamo. Però ha un senso andare a sbloccare lassù il primo livello. Ah, ma tanto tra poco verranno probabilmente annullati i nostri punti azione. Vediamo un poco. In forze armate, sbloccassi industria bellica. Tanto non ne ho requisiti attualmente.
Quanto costerebbero i trasporti? Altri 1500 più 2000. Ma si potrebbe anche fare in realtà. Cioè costa 5 di mantenimento, anche questo. Quindi non produciamo più punti azione. Vabbè, chi se ne sbatte, noi li otteniamo dagli eventi, punti azione. Va bene, si può fare. Si può fare. Ma Shrek in guerra con Iraq, chi se ne sbatte? Oh mio Dio, ma... avete notato che gioco, in che modo assurdo stiamo giocando? Almeno 50 punti, ne abbiamo 36. Dobbiamo completarne uno, potremmo completare questo. Tanto quei punti azione lì stanno per andare a puttane. Quindi tanto vale che compriamo corazzati. 5 corazzati. 4 aerei. Oh, dobbiamo dichiarare bancarotta. Vabbè, ce ne frega un cazzo. Meno 5% di PIL, ma... pazienza. E poi aumentiamo anche la fanteria a questo punto. Di 1. Ah, perché non abbiamo punti azione per la fanteria. Non è un problema, si riparte. Tanto non abbiamo più debiti, quindi la nostra carenza di fondi. Ce ne sbattiamo il cazzo. Alleanza rossa distrutta. Bene così. Non che vogliamo dichiarare guerra alla Corea del Nord, anche se sarebbe un bell'obiettivo. Sarebbe un bell'obiettivo la Corea del Nord, c'è poco da fare. Allora, questa industria bellica sarebbe una bella botta. 3000. Il problema è che questo terminerà tra 374 giorni. Ma guadagna almeno 50 punti classifica. Adesso siamo a 29. Costruiamo l'esercito. Fammi altri 6 unità. 9, 15 più quelli che abbiamo. Raggiungiamo il massimale, perfetto. Vabbè, non ce ne frega un cazzo. Noi non smantelliamo nulla. Russia in guerra con Lituania, perfetto. Oh, risoluzione approvata, sanzioni contro gli autoritarismi. No, devi approvare livello guerra fondaio. Per permetterci... ah, però tanto finché non abbiamo trasporti non possiamo dichiarare guerra a nessuno. Minchia, qualcuno ci vuole annettere. Che gioia. Che grande gioia. Vediamo, Scuole statali. Supportiamo la Francia, supportiamo la Cina. No, supportiamo la Cina, va, che sono vicini, meglio se non ci dichiarano guerra. Vediamo un pochettino. Industria bellica. Oh, allora. 3000. I 15000 ce ne sbattiamo. Intanto andiamo in bancarotta un secondo dopo. Il problema è far salire ancora di 25. Allora, vediamo un attimino il nostro livello di indice di sviluppo umano. Allora, se noi andiamo a vedere in politica interna, questo ci dà più 10, quindi andiamo a 30. Più 10. Non costa neanche tanto. Però ci mettono 800 giorni, santo cielo. Scegli 800 giorni. Dai. Oh, benissimo. No, però ho fatto una cacata gigantesca. Ho fatto una cacata gigantesca. Perché a questo punto noi non riusciamo a usarli quei punti azione, porco cane. Non riusciremo mai ad usare quei punti azione, ma neanche per sbaglio. Commercio globale. Vediamo se c'è qualcosa di costoso che possiamo fare. Ok, scuole secondarie sbloccato. Più 0,4 la crescita del PIL non mi interessa. Indice di sviluppo umano più 10 e ci costa punti azione. Qualcosa di costoso da fare. In forze armate, vediamo un poco. Militarismo più 2. Militarismo più 1 e costa 1000. Centro di ricerca ovviamente non possiamo farlo perché non abbiamo abbastanza. E falliremo miseramente. L'obiettivo era bello, però lo falliremo, ve lo dico già. Facciamo che investire sti fondi in... questo non costa.
in economia. Costa 100 punti azione e lo dovremmo poter mantenere. Sì, perfetto. Così ci aumentano la produzione di punti azione. L'unica cosa è che ho paura che perderemo tutti questi punti azione qua. Ma pazienza, è andata così. Non si può fare diversamente. Magari... ah, sono arrivando i 4 aerei. Perfetto. Molto bene. Popolazione di 322. Non ce la facciamo per ora. Ok. Posso sperare che non falliamo subitissimo, ma penso che falliremo tra poco. Bene. Ma se non altro adesso abbiamo un bel esercitino. Che era una buona cosa. Infrastrutture per l'esportazione, centro di addestramento fanteria. No. Niente, non lo facciamo. Eliminiamo lui. Vediamo cosa ci esce fuori. Aumentando il PIL pro capite. Sarei anche contento. Il problema è che non ce la faccio, perché il PIL totale per ora rimane stabile. Allora, vediamo un attimino. Stato, Mongolia, noi quanto abbiamo di PIL? Abbiamo 43 di PIL. Vabbè, vediamo cosa riusciamo a fare ad aumentarlo. Per aumentarlo. Stiamo per dare via il culo. Questo va tutto bene. Mi spiace perdere tutti questi punti azione, santo cielo. Sono veramente sprecati. Cioè, facciamo subito un'altra ricerca in infrastrutture che costerà un botto, ma pazienza. Perché voi sappiate che adesso dichiareremo fallimento, tra poco. E rischiamo di perdere anche i 1500 che ci arrivano da infrastrutture 2. Quindi potrebbe essere un primo attacco fallito. Eccolo lì. Più 300 che ci dà anche un po' di respiro. Oh, vediamo un attimino. 3197. Ah, aspetta. Programmi uni. Pozioni ad hoc. C'è qualcosa che ci fa aumentare? No. No. L'indice di sviluppo umano? Ovviamente no. Ovviamente no. Politica interna. Istruzione universitaria ci dà quel più 10, ma tanto non basta. Perché nelle forze armate l'industria bellica richiede 45. Oh, peccato. Guardate come levavamo questi 3000 punti azione. Poi, per carità, tutto costava, però... questo costava poi 1500 punti azione, 1500 punti azione, 1700... Importazione di armi efficiente costa 300. Questi costano molto meno, però... è ovvio che ci perdiamo un sacco. Centro di combattimento tattico. Aprissimo un centro finanziario, tanto ce lo chiudono. Ambasciate costa 800. Dai, facciamo questo. Ma se no facciamo una cosa bella, va. Allora... facciamo una bella cosa. Proviamo ad arrivare a salvarci facendo questo. Politica interna, attiviamo istruzione universitaria, che costa poco e ci dà più 10. Poi potrei spegnere industria e provare... ma questo non c'è niente in realtà, che però ci aumenta di 5, anche solo più 5. 360 giorni, 400. Non costa tanto. E questo ce la facciamo. Allora, spegniamo industria. Anche se mi spiace interrompere industria, ma sono altri fondi che ci arrivano. E facciamo organizzazioni culturali. Perfetto. Poi eliminiamo il nostro esercito. Uno. Due. E 3. Ok. Quindi ci abbiamo 90 mesi di tempo per fare... saldassimo il debito. Ok. Prendiamo meno. Poi per carità il debito lo riniziamo subito, ma intanto... perfetto. Scenderà un pochettino più in fretta e abbiamo un sacco di tempo in più.
Intanto cerchiamo di guadagnare qualche soldo. Allora, questo lo togliamo. E questo anche. Vai. È un grosso rischio, me ne rendo conto, è un azzardo di proporzioni cosmiche. Però se riuscissimo a farlo, centro addestramento fanteria, questo lo teniamo che ci dà 1000 in un colpo solo. E 300, che male non fanno. Addestramento avanzato fanteria, potremmo anche farlo. No, tanto non lo facciamo, rinuncia a questo. Però tanto su qualche sono tutte richieste che non possiamo fare. Istruzione universitaria, lo stiamo facendo, perfetto. Perfetto. Bene, sono tutti i soldi che arriveranno. 142, 640. Ragazzi, mi rendo conto che questo capitolo sia stato assolutamente noiosissimo. Oh, tanto dobbiamo farlo, ci dà 2000, perfetto. Sia stato assolutamente noiosissimo perché in realtà ho fatto nient'altro che cercare di far passare delle ricerche per ottenere quello che è il mio risultato. Chi ci salverà? Vabbè, chi se ne sbatte, se sale malcontento. Noi non abbiamo truppe in questo momento. Allora, politica interna. Ah, cazzo, dobbiamo però spingere un po' per far aumentare. Perché l'interventismo scenderà di 2, il controllo di 2 e il militarismo di 1. Abbiamo bisogno di eventi noi. Abbiamo bisogno di eventi per farlo migliorare. Allora, come avete visto, giocare una nazione come la Mongolia è completamente diverso rispetto a giocare una grande nazione. Si gioca puntando sugli eventi, sugli incarichi e sul cercare di diventare il prima possibile una dittatura o quantomeno un autoritarismo. È quello che stiamo cercando di fare. Inoltre, ed è il mio grosso tentativo folle, per riuscire ad avere un migliore esercito, puntare a sviluppare industria bellica e da lì le tech per avere i trasporti e via dicendo. Ragazzi, stiamo correndo un grosso rischio e mi rendo conto che è una partita molto 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 lenta. Me l'avete chiesto voi, vedremo cosa ne caveremo fuori. Alla prossima, un prestito dopo l'altro, sempre qui con la Mongolia, sempre qui con Real Politik. Ci vediamo giovedì, ciao ciao!